questa bella occasione di stare insieme e dobbiamo ringraziare Dio. Come sempre aggiungiamo un altro pezzo alla costruzione che stiamo facendo. La costruzione resta sempre la stessa perché abbiamo una vita, non sappiamo se dura 120 anni o un minuto, però noi continuiamo finché arriviamo a destinazione. Questo pezzettino che aggiungiamo stamattina vedrai che si colloca bene nel sistema della crescita, in modo che tu hai un quadro chiaro ed un equilibrio della conoscenza della parola del Signore per acquisire ed avere quel discernimento che noi abbiamo bisogno per un giusto equilibrio. Diciamo che ogni cosa, se tu lasci quello che hai, Lavori in quello che hai. Se aggiungi qualcosa, hai un confronto, lo passi nell'ufficio del discernimento della tua mente e fai una valutazione. Hai un metro di misurazione per dire è meglio questo o è meglio questo. Poi in materia di fede è sempre meglio quello che dice la parola del Signore, ma bisogna stare attenti anche in quello. Perché deve restare nel contesto di quel che sta dicendo. Perché se noi prendiamo e li passiamo un verso da una parte e un verso dall'altro, un po' come fanno i Testimoni di Geova, alla fine andiamo a finire che, come dicono loro, Gesù Cristo è tornato nel 1914. Non è cambiato nulla. La Bibbia non dice così. La Bibbia dice che. Quando ritorna, occhi, ogni occhio lo vedrà e Gesù ha detto. Gli angeli hanno detto: Questo Gesù che è stato tolto di mezzo a voi, mentre andava in cielo all'ascensione, leggilo negli Atti degli Apostoli, ritornerà nella medesima maniera. Questo fenomeno, che è tornato al 1914, è proprio il risultato di versi che messi intrecciati gli fanno dire quello che non dicono e allora ogni volta che succede questo se li tiriamo fuori dal contesto ne viene fuori un pretesto cioè poi alla fine quando vai per leggere tu non trovi più quello che ti è stato detto questa è la grande confusione religiosa che si trova quando non c'è la lettura della Bibbia, leggendola nel contesto di ogni parte, cosa succede? Mentre te lo spiegano, pare che sia così. Quando torni e resti solo, non è più così, perché non lo riesci a mettere insieme. Perché? Perché manca quella logica biblica che ci aiuta a comprendere meglio, a costruire. E che cosa, che cosa succede? Succede che ognuno fa dire alla Bibbia quello che non dice. Con la parola di Dio in mano si dice una cosa che non è vera. Sì, è nella parola, ma è tirata fuori dalla verità che esprime in quella parabola, in quella, in quella scrittura, in quel contesto. Ciò bisogna non soltanto depositarlo, ma anche... Confrontarci con i versi della Bibbia e anche tener conto di un altro, che ci può essere un altro verso che può dire il contrario. Ed anche lì dobbiamo avere l'equilibrio di comprendere il contesto. Ti porto un esempio. Pietro, quando gli vogliono vietare di parlare del Signore Gesù Cristo, le autorità, lui dice, Bisogna ubbidire a Dio e non agli uomini. Quando parla nella sua lettera, dice dobbiamo essere sottomessi alle autorità, che vuol dire quando lo dobbiamo e quando no. Certo, se per servire Dio le autorità ci fermano, l'autorità superiore è quella di Dio. Se dobbiamo essere sottomessi per motivi di coscienza, e di camminare rettamente secondo le regole di questo mondo, dobbiamo essere sottomessi ai vigili, perché se ci ferma al semaforo che è rosso e ci fa la multa, ha ragione, perché non vuol dire che dobbiamo ubbidire a Dio e per arrivare in fretta al culto dobbiamo passare il semaforo rosso, il Signore ci deve aiutare, perciò dobbiamo anche avere quell'equilibrio. Che man mano la parola del Signore forma nella nostra vita. Questa mattina vi voglio parlare, ti voglio parlare di una cosa molto, molto, molto importante: ed è il settarismo. che Chi ci è dentro non se ne accorge. Sai perché non se ne accorge? Perché lo vive nel contesto e non esce mai fuori. Così gli dicono e così continuano. Allora. Bisogna poi guardarlo. Ho detto prima, i testimoni di Geova cosa fanno? Un'altra cosa che è una grande setta, una setta organizzata, quando dicono che chi è in quella religione, in quella denominazione, sono salvati perché fanno parte di quella religione, di quel gruppo, di quel sistema, non è vero, perché la Bibbia dice che Gesù è il Salvatore. E chi ha accettato Gesù Cristo come personale salvatore è salvato. A nessuna parte c'è scritto che quando resti in una denominazione sei salvato perché fai parte di quel gruppo. Dio ce ne liberi. Allora questo è settarismo. Cioè è un box che ci sono messi dentro e oltre a quello non vedono perché gli manca la visione dell'intera parola di Dio e realmente cosa dice. Diciamo ci sono delle, delle distinzioni, ognuno cerca una piccola distinzione per distinguersi. Loro dicono noi siamo testimoni di Geova perché così dice Isaia. Gesù ha detto voi sarete miei testimoni. Diciamo che è giusto per parlare, giusto per dire qualcosa di diverso, ma se Gesù e dopo di Isaia, e noi siamo testimoni di Gesù Cristo, quando testimoniamo parliamo di Gesù Cristo. Ora che siamo in contemporanea testimoni anche di Yahweh, Dio perché fa parte, ma non è quello che cambia per prendere un versetto a chi non sa niente e gli si inculca come se ci fosse stata la scoperta dell'acqua calda. Signore, aiutaci! No. Allora, noi siamo testimoni di Gesù Cristo perché Gesù ha detto voi mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Testimoniare di Gesù Cristo, testimoniare di Dio, testimoniare dello Spirito Santo. Che differenza passa? È solo che certe volte noi che abbiamo un po' di conoscenza biblica facciamo diventare quei puntini come se avessimo scoperto chissà che cosa, ma in realtà quello che è importante è camminare con il Signore e soprattutto guarda sempre chi ti parla del Signore se ha amore nel cuore verso di te, non se ti fa il sorriso, non se ti parla con una gentilezza diplomatica, ma se veramente ti vuole bene. Se no, stai attento perché molti hanno la pelle di pecora e il cuore di lupo e ti mangiano. Benedetto sia il Signore. Questa mattina guardiamo insieme che dice la scrittura riguardo a queste cose. Ho messo così, l'invidia e la gelosia sono due brutte bestie che anche i credenti ce l'hanno. <ride> Vieni da ridere, perché noi pensiamo che i credenti sono arrivati già nel cielo. Molte volte nelle chiese si dice quelli di fuori, quelli di fuori, quelli di fuori, e dimentichiamo che noi, prima di entrare nella chiesa, siamo noi, quelli di fuori, che facciamo esattamente come quelli di fuori. Il Signore ci deve aiutare. Guardiamo stamattina due punti fermi. La prima cosa è parola di Dio, seconda cosa detta da due personaggi importanti, non perché la parola di Dio detta da uno, detta dall'altro, ha più o meno valore, ma sono due aggiunte. Ti voglio spiegare cosa. Se parola di Dio detta come tale e c'è anche la sostanza di un grande personaggio che la dice è approvata da Dio ed anche come uomo di esperienza. Mosè per esempio Dio parla attraverso di lui è parola di Dio ma per l'esperienza che lui ha bisogna tener conto anche da che pulpito viene la predica perché la parola di Dio dichiara che la legge è venuta per mezzo di Mosè. Beh, un legislatore come Mosè vale la pena ascoltarlo anche se non fosse un servo di Dio. Perché comunque ha delle qualità che oltrepassano la media. La stessa cosa Gesù. Gesù è il figlio di Dio. La sua parola è parola divina è piena di è spirito e vita ma anche il suo cammino corrisponde a se Gesù non fosse stato il figlio di Dio il suo modo di camminare già sarebbe un grosso esempio perciò dobbiamo tener conto quando alcune persone parlano, è così anche nel naturale perché se, ti porto un esempio se uno scende con un pantaloncino corto e fa il muratore da una 500 è un muratore se uno scende da una Ferrari con un pantaloncino Pantaloncino corto, già la gente lo vede diverso, come se fosse un grande sportivo. È facile che, immersi sulla bilancia, quello che sembra meno vale di più, però in realtà, noi guardiamo anche questo, perché Dio guarda il cuore, ma noi guardiamo l'apparenza. L'invidia e la gelosia sono due brutte bestie. Guardiamole insieme a chi capita questo. Capitano a coloro che già sono servi del Signore. Allora è pericoloso. Ci può essere chiunque che viene sottoposto a questo sistema malefico che noi non soltanto non lo dobbiamo avere, ma se lo scopriamo in qualcuno glielo dobbiamo dire. In realtà noi parliamo poco di correggere le persone, eh? quasi ci vergogniamo e li lasciamo andare così e quelli pensano che va bene così, anche chi amministra la parola. Il Signore ci deve aiutare, però è meglio curare se stessi e vigilare e poi dare una mano a quelli che li vediamo in pericolo perché è una brutta bestia la gelosia, l'invidia è una brutta bestia. E guardiamo su chi la troviamo. Guardiamo in Numeri capitolo 11, verso 25. Che cosa dice? L'Eterno scese nella nuvola e gli parlò. Prese dello spirito che era su di lui. Dio poteva dargli lo spirito suo? No, invece no. Perché l'autorità era stata data a Mosè. Finché resti con Mosè, continua il tuo ministerio. Quando lasci Mosè, il tuo ministerio si ferma. Perché sennò diventa qualcosa che non finisce mai. Il Signore ci deve aiutare perché lo Spirito Santo ci unisce. Quando non c'è collegamento spirituale, noi siamo naturali e nel naturale siamo pericolosi. E lo mise su, sui settanta anziani. E avvenne che quando lo Spirito si fu posato su loro, quelli che profetizzarono, quelli profetizzarono, ma non continuarono. Fu solo un momento particolare dove Dio manifestò il suo potere in loro perché non dovevano essere profeti. Fu solo l'evidenza che il Signore li aveva unti per essere di aiuto a Mosè. Guardiamo nel verso 26 che succede. Verso 26, 11-26. Intanto due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nel campo e lo spirito si posò su loro. Erano fra gli iscritti ma non erano usciti per andare alla tenda. E profetizzarono nel campo, cioè Dio si manifestava su di loro, Dio approvava, Dio aveva operato in quel modo, però non erano nel gruppo che erano all'altra parte. Erano in un'altra denominazione, potremmo dire oggi. Guardiamo al verso 27. Un giovane, cor un giovane corse a riferire la cosa a Mosè. E disse: Eldad Medad profetizzano nel campo, diciamo che è un gruppetto, due, come se parlano in un altro, in un'altra riunione, non fanno parte dei 68, non sono in mezzo ai 68. E guardate cosa succede. Andiamo avanti al verso 28, allora Giosuè, figliolo di Nun Tieni presente, Giosuè è stato colui che ha seguito e ha preso il posto di Mosè. Non era un, uno fuori, eh? non era l'ultimo arrivato. Eppure, così questo ti aiuta a comprendere che tu puoi avere anche colui che ti guida che soffre di questa malattia. Dio ci deve aiutare. Giosuè. È stato un grande servo del Signore, eppure ha una malattia che adesso vediamo. È sempre la stessa, la gelosia e l'invidia, che non lascia nessuno, neppure il tuo capo religioso ne è esente, perché se non si vigila ogni giorno, noi siamo sottoposti a queste male bestie. Allora Giosuè, figliolo di Nun, servo di Mosè, dalla sua giovinezza, prese a dire, Mosè, signor mio, non glielo permettere. Vedete perché? Andiamo avanti al verso 29. E Mosè rispo gli rispose, sei tu geloso per me o... Oh, fossero pur tutti i profeti nel popolo dell'Eterno e volesse l'Eterno mettere su loro lo Spirito Suo. Guardiamo la visione degli uomini di Dio e appropriamocene. Qual era la veduta di Mosè? Mosè sapeva che se tutto il popolo fosse stato sotto il dominio dello Spirito di Dio, sarebbe stata più facile per lui la conduzione del popolo, ma non solo. Il popolo che si manifesta lo Spirito di Dio nelle persone automaticamente li mantiene sotto il controllo divino ed è più facile, ma soprattutto sono guidate da Dio. Mentre cosa succede tra noi? Mosè dichiara. Sei tu geloso per me? Vedete la semplicità della risposta. Se eravamo noi dicevamo "ma sì, ma no". È esattamente la gelosia che dà questi risultati. Il cuore non è ancora preparato a vedere la gloria del Signore che si manifesti ovunque. È ristretto nei soli 70, ma l'uomo che amava Dio e che sapeva e conosceva il pensiero di Dio, cosa voleva, faceva guardare con una visione larga che se tutto il popolo, tutti e tre milioni di persone potevano essere sotto l'unzione divina, a Dio non sarebbe dispiaciuto. Signore aiutaci. Perciò, Mosè non ha provato, non ha detto va bene, viene riprovato. Il Signore ci deve aiutare. Guarda bene che questa malattia non ti attacchi quando vedi che il Signore fa prosperare una chiesa, quando vedi che un altro servo del Signore fa progresso spirituale. Non andare a trovare sempre il peggio per denigrare quello che Dio sta facendo. Perché questa è opera di Dio. Noi dobbiamo avere un grande rispetto dovunque lo Spirito di Dio si muove. Prima che parliamo, dobbiamo inserire il cervello, ma soprattutto quello spirituale, perché quello naturale già sappiamo cosa produce. Ed è esattamente come quello di Giosuè, nel naturale, che vuole cercare di frenare l'opera che Dio approva, ci deve aiutare il Signore. Gli uomini e donne di Dio vogliono vedere la gloria di Dio ovunque. Se tu sei da Dio, dovunque vedi che onorano il Signore, trovi piacere, sia nella tua comunità, sia nella comunità a fianco, sia di quella dall'altra parte o dovunque, anzi. Noi dobbiamo collaborare senza avere quello spirito di settarismo che Dio vieta nella sua parola. Quale visione dobbiamo avere allora? Dobbiamo avere la visione di quello che Dio ci fa comprendere. Guardiamolo insieme. Cosa vuole fare Dio? E noi dobbiamo protendere in quella direzione. Vediamo in Gioele capitolo 2 verso 28. E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, non nella denominazione dove tu sei. Questa idiozia, questa, questa peste che continua a far pensare a ogni piccolo o un po' più grande gruppo che poi alla fine è come qualcosa di niente a pensare alla grande opera di Dio, ci fa pensare sempre che il tutto è concentrato nei 20 membri che abbiamo nella nostra Chiesa. Pastore, Pastore, se soffri di questa malattia e liberatene subito. Pastore, tu devi vedere in largo come Dio può operare il più grande possibile, più in largo possibile, perché è lo Spirito Santo che fa le opere belle e sa curare le anime che si danno a Lui. Io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne. Se tu sei ristretto, non vedrai mai un altro davanti alla porta della tua Chiesa che può accettare il Signore. Li fai uscire prima che entrano. E i vostri figlioli e le vostre figlioli profetizzeranno, ah, non solo i 68, non solo i 70, ma Dio vuole allargare il raggio. E i vostri vecchi avranno dei sogni, e i vostri giovani avranno delle visioni. Andiamo al verso 29, entriamo nella visione divina che dà attraverso il profeta delle cose che stanno per accadere. E anche sui servi e sulle serve spanderò il mio spirito in quei giorni. Andiamo avanti ancora, cosa dovrà succedere? E farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Il Signore deve scuotere questo piccolo globo, non ti fermare lì in quel buco che ti sei messo senza denigrare che è l'opera del Signore, ma allarga la visione, guarda oltre, guarda oltre le sbarre e vedi cosa c'è. Ed avverrà che chiunque... Invocherà il nome dell'Eterno, sarà salvato. Dio li salva e tu li, tu li chiudi. Esattamente. Dio parlava attraverso quei due servitori nel campo e Giosuè li fermava. Attenzione, pastore, attenzione, credente: più passano gli anni e più c'è il pericolo. Uno non appena crede nel Signore e comincia a camminare, è molto più semplice di uno che da tanti anni serve il Signore e negli anni sai cosa, cosa è diventato? È diventato un settario. Più sono anziani se guardi bene nella tua chiesa e più ti dicono sempre che loro sono i meglio, il gruppo loro, quelli che stanno con loro, quelli che hanno la stessa etichetta, quelli che hanno la stessa voce. Che si sono conformati a parlare quasi allo stesso modo, li distingui bene perché hanno un modo di fare comune. Escono formati come i blocchi di una blocchiera. E avverrà: quello dobbiamo guardare noi. Che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, poiché sul monte Sion ed in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno. E fra gli scampati che l'Eterno chiamerà, quando il Signore ha incominciato ad operare nella città di Gerusalemme nel giorno della Pentecoste, i giudei hanno fatto la stessa cosa. Attenzione che non fai la stessa cosa pure tu, perché si sta restringendo sempre. Ho detto con mia moglie ieri sera, questi pastori che sono così, sono come quelle maglie, se tu ci metti 10 maglie, 20 maglie di lana, 30 maglie di lana in una lavatrice con l'acqua cocente, sono tutte che si stringono allo stesso modo. Quando vai per metterteli, non ti vanno più, non ci passa più la testa. Il Signore ci deve aiutare perché molte denominazioni stanno facendo proprio così. Dai capi, come era Giosuè in quel tempo, dai capi. E man mano quelli che si sono formati negli anni stanno restringendo la maglia che gli va appena appena addosso e non se la possono mettere neppure loro. Signore aiutaci, Dio ha una visione diversa e noi dobbiamo entrare nella visione divina per portare l'Evangelo, perché l'Evangelo della grazia è quello che salva e il Signore ci deve aiutare. Ma fermiamoci cosa ha detto Mosè e fermiamoci cosa ha detto Dio attraverso il profeta Gioele. Guardiamo cosa dice Gesù stamattina. Benedetto sia il Signore. Matteo 10.1. Guardiamolo. Un altro gruppetto che è uguale a quello. Poi chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potestà di cacciare gli spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Vedete, il gruppetto si è riformato. Lì erano 70, qui erano 12. Passa un po' di tempo e succede qualcosa. Andiamo avanti nel verso 7, vediamo cosa succede. Andando, Gesù li chiama, andando, predicate e dite, il regno dei cieli è vicino, partono per la predicazione. Sanate gli infermi, risuscitate i, mor i morti, mondate i lebrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco che partono, quest'altro gruppetto che partono, un'altra religione, un'altra denominazione, un altro gruppetto che pensa di essere l'esclusivo del mondo. Il Signore ci deve aiutare. Sul cammino cosa fanno? come stanno facendo molti oggi. Il Signore ci deve aiutare. Guardiamo che cosa succede sul loro cammino. In Marco capitolo 9 verso 38. Attenzione ai settari. Marco capitolo 9 verso 38. Questi camminano e lungo la strada trovano uno, due, tre, un altro gruppetto. Guardiamo come si muovono. Dio ce ne liberi perché Gesù li condanna. Giovanni gli disse: Maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita. E glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava, cioè, non era col nostro gruppo. E noi gli abbiamo detto che non si deve permettere di cacciare un demone nel nome di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è proprietà nostra. Signore aiutaci. Guardiamo nel verso 39. Questo è un vero seguace di Gesù che loro stanno fermando. Il Signore ci deve aiutare, perché non è con loro, ma sta facendo quello che Gesù vuole che faccia e viene ostacolato da chi da chi segue Gesù nella sua debolezza nelle sue difficoltà visione stretta visione di gelosia diremmo e Gesù gli disse non glielo vietate poiché non vi è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dir male di me vedete il pensiero di Mosè, il pensiero di Dio, il pensiero di Gesù, sono quelli che noi dobbiamo prendere in considerazione, sono quelli che dobbiamo curare il nostro cuore, sono quelli che dobbiamo ammaestrare alle persone che camminiamo insieme. Non dobbiamo noi restringere la maglia che non va né a noi né a quelli che camminano con noi. Guardiamo nel verso 40 cosa dice perché chi non è contro a noi è per noi, dice il Signore. Il Signore ci deve aiutare. Abbiamo capito bene cosa succede? Abbiamo capito bene questi religiosi che quasi ti condizionano chi devi invitare a casa, chi devi, che cosa devi fare, come ti devi muovere, non devi parlare con quello, non devi andare lì, non devi andare là. Signore aiutaci. Prima c'erano i preti che facevano così, i gesuiti che venivano per contraddire e per fare dei riscontri, per avere degli incontri, per manifestare cosa diceva la parola del Signore, erano specializzati. Prima c'era in Spagna quando ci fu la, 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 la guerra di, di religione, adesso... La palla è passata in mano agli evangelici e alle sette che parlano del Signore. Smettila di fare questo perché Gesù questo giorno con la sua parola ti fa comprendere che tu non sei superiore a nessuno, non lo sei, non lo sei, sei in errore e tutte quelle costrizioni che tu porti con quell'autorità che pensi di avere divina. Non è proprio così. Il Signore ti parla in questo giorno, allarga la visione perché la sua grazia si riversa nel cuore di quanti si aprono a lui e poi vedrai la gloria del Signore. Frena ogni fratello che ti accorgi che è un settario e vigila su te stesso perché io ci sono stato dentro, ci sono ancora con quelli, quando abbiamo avuto grandi riunioni di pastori, con quelli che ci sono dentro e non se ne accorgono neppure, ma quando li guardi e parlano noti proprio che tutti gli altri, uh, meglio di loro, non ce ne sono, perché loro ripetono sempre le stesse cose allo stesso modo. Non, 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 non serve questo, non c'è questo passaggio. Il Signore ci deve aiutare. Frena ogni fratello, questo 20-35 non, non lo abbiamo messo perché non è nel contesto. Sarà un passaggio che c'era restato dentro, toglilo proprio. Allora andiamo al consiglio giusto: frena ogni fratello. Oh sorella che ti accorgi che è entrata è entrato nel settarismo perché se noi leggiamo dopo e lo vogliamo leggere Gesù dà dei guai a voi quando voi lo fate nel contesto guardiamolo passiamo al verso 41 di marco 9 Perché chiunque avrà dato da bere un bicchiere d'acqua in nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà punto il suo premio. Andiamo al 42. E chiunque avrà scandalizzato, allora eccoci qua dove Gesù parla e dà direttive precise a costoro. Perché Gesù non si ferma a quei tre versi per dichiarare che non si devono fermare, ma se tu sei uno che scandalizzi qualcuno che si vuole avvicinare al Signore col tuo sistema religioso o settario, il Signore dice stamattina, chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono e che comincia a fare i primi passi, e tu gli fai subito comprendere che quello è un, altro, è un altro tipo perché non parla esattamente come le aggiusti tu le parole meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare il Signore ci deve aiutare perché quando entriamo quando entri nel sistema religioso diventi un grosso ostacolo Vuoi le cose già confezionate come le hai confezionate tu nella tua chiesa? E se viene qualche duno nuovo, magari in mezzo alla strada che dovrebbe trovare nella tua chiesa, tu non gli permetti neppure di muoversi perché tu vuoi tutti i prodotti già selezionati. Hai dimenticato Gesù che dice andate per i crocicchi delle strade. Oggi se giriamo nei cro crocicchi delle strade non li troviamo tutti già formati, non li troviamo già tutti con la cravatta e che ripetono le stesse parole che tu dici. Oggi nei crocicchi delle strade ci sono tanti che hanno bisogno della parola del Signore e bisogna aiutarli ad entrare nella grazia. E dopo il Signore li guiderà nella giusta direzione. Dobbiamo pregare il Signore perché la nostra Italia ha questa infezione che frena la predicazione del Vangelo perché li vogliamo fare tutti esattamente, ognuno di noi, come siamo noi. La differenza è che noi ci siamo stati 70 anni e quelli che vengono e non possono essere uguali a noi, Anziché dargli un benvenuto e dire entra, perché il Signore è pronto ad accoglierti, li facciamo sentire a disagio ed infatti cosa succede? Non vediamo più la manifestazione della, del potere dello Spirito Santo in azione, perché? Perché proprio in quella categoria che ti sembra meno essere come te. Che vedi le grandi opere che Dio fa perché li trasforma, gli cambia il cuore e diventano una testimonianza vivente che portano la Sua parola nelle strade e nei crocicchi del mondo. Mentre noi della Chiesa, più ci chiudiamo e quelli hanno bisogno di ricevere la parola, usciamo fuori perché la veduta di Dio non è né quella di Giosuè e né quella di Giovanni. La veduta del Signore è quella di raggiungere più anime possibile. possibili, perché Egli non guarda come parliamo e non guarda come siamo vestiti, Egli guarda il nostro cuore, che se si apre a Lui ci trasforma. Vogliamo pregare il Signore che ci aiuti e vigila su queste cose. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, perché tu metti sempre dei picchetti, dei guardrail sul nostro, sulla nostra strada per far sì che possiamo camminare nella giusta direzione, avendo nelle nostre visioni la tua visione, quella di raggiungere più anime possibili. Perché chi li deve cambiare sei tu ed è il potere del Vangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ti ringraziamo, Signore, che tu ci semplifichi la strada e man mano ci dai l'opportunità di penetrare ogni giorno più in lungo e in largo con la tua parola, perché essa parola ha tutto il potere per poter salvare guarire, liberare e portare salvezza in ogni cuore che si apre a te. Ti ringraziamo Signore, per Gesù Cristo e per i consigli che Tu ci hai dato ancora in questo giorno. Ti ringraziamo, Ti benediciamo e Ti lodiamo. Amen. Amen. Pace. Ti ridiamo le quattro regole che sempre mettiamo. Leggi ogni giorno la parola di Dio, ascoltala pure, prega il Signore Gesù anche più volte al giorno, parla di questa scelta che hai fatto, condividila con quelli che sono più facili ad ascoltarti. Non andare a cercare quelli molto difficili, quelli che in qualche modo riesci a condividere amichevolmente che gli insegnamenti di Gesù, la parola di Dio sta cominciando a penetrare nel tuo cuore e segui gli insegnamenti che ti vengono dati da parole di vita. Pace, ci vediamo stasera, Dio piacendo, alle sette e mezza, dalle 19.30 per la preghiera e dalle 20.30 in poi per il culto. Continua a pregare per noi e noi continuiamo a pregare per te, perché tutti insieme dobbiamo adempire alle direttive che troviamo nella parola del Signore che dice pregate gli uni per gli altri in modo che diventiamo forti e camminiamo come il grande esercito di Dio sul pianeta Terra verso la terra promessa. Dio ti benedica, pace a questa sera.